Professore, parliamo dell'oncologia oggi, che è molto diversa da quello che erano le terapie oncologiche. Se pensiamo anche a pochi decenni fa, le chemioterapie erano delle bombe chimiche che distruggevano anche le cellule sane, che facevano molti danni. Oggi si Certo. parla tanto di farmaci biologici molecolari, farmaci Sì, intelligenti. questa è Facciamo un po' di la chiarezza, nuova se... strategia, diciamo, di ricerca, è quella di andare a individuare nei singoli tumori i bersagli che noi dobbiamo cercare di colpire risparmiando le altre cellule. Così vale per il tumore della mammella, il tumore del polmone, il tumore del capo e collo, i linfomi, il tumore dell'intestino e così via, il tumore della prostata. Abbiamo praticamente in ogni patologia abbiamo dei farmaci biologici che stanno venendo fuori, sono già venuti fuori, o ce ne sono tanti in arrivo, nel mieloma e così via. E leucemie croniche, certamente è una via appena iniziata che dovrà portare maggiori risultati rispetto a quello che abbiamo oggi. Oggi non è che abbiamo dei grandissimi risultati, non è che dobbiamo essere trionfalisti, abbiamo risolto il problema, perché purtroppo il tumore è una cosa molto difficile da trattare, perché dobbiamo pensare a una cosa, cerco di spiegarla in maniera semplice. Quando il tumore si manifesta, noi lo diagnostichiamo, spesso, almeno nei tumori solidi, parlo della mammella, del polmone, del colon, sono anni che c'è, Certo. solo A perché livello cellulare anche. non è riscontrabile con gli Certo. esami che abbiamo. In tutti questi anni, dove ancora non l'abbiamo visto, si differenzia, cioè si creano già delle popolazioni diverse l'una dall'altra, Certo. che poi diventano difficili da trattare con un unico Singolare, bersaglio. certo. Cioè, in altre parole, la cosiddetta eterogenicità dei Sì. tumori. Ci sono diverse popolazioni di cellule tumorali. Allora, noi prendiamo un tumore primitivo, ma già nelle metastasi, che poi casomai verranno fuori, al fegato, alle ossa, al polmone, così via, ci possono essere delle popolazioni diverse dal tumore Certo, si è primitivo. Per cui differenziato. noi colpiamo con una terapia bersaglio il tumore primitivo, ma purtroppo Non quelle raggiunge, altre certo. casomai non le raggiungono perché sono di diverse entità, diverse Certo. caratteristiche. Quindi questo è il problema veramente principale di questa faccenda, di trovare delle terapie che colpiscano tutte le cellule. Per esempio, nell'HIV-AIDS abbiamo avuto un successo perché quasi tutti i virus erano sensibili, cioè non c'erano delle diversità tra virus e virus, ma erano buone, quasi tutte la stessa. Invece noi qui abbiamo non solo tutti i tumori che sappiamo centinaia diversi dall'altra, ma nell'ambito di ogni singolo Dello stesso, tumore, certo. mammella, polmone, colon retto, eccetera, c'erano delle diversità notevolissime. Per esempio, nella mammella sappiamo che ci sono quelli che sono ormonodipendenti, quelli che non lo sono, quelli che hanno l'HER2 e quelli che non ce l'hanno, altre. E quindi poi quando si dissemina il tumore, anche in maniera microscopica, non sappiamo quello che c'è in giro. Quindi noi casomai riusciamo a colpire quello che abbiamo, diciamo, target, è una parola bruttissima, quasi mi vergogno a riferirlo, comunque targettato, cioè come Individuato, bersagliato, sì. cioè riusciamo a pensare, però poi le altre cellule non lo sappiamo se sono dello stesso tipo e questo poi ci crea il fallimento del trattamento. Peraltro questo in alcuni casi è invece di grande successo perché per caso il tumore è composto nella stragrande maggioranza di quella Piumiforme, popolazione. E quindi per esempio abbiamo i tumori del polmone, sì. quelli che hanno certe caratteristiche, sono certi adenocarcinomi che capitano soprattutto nelle persone non fumatrici, sono donne che hanno un marcatore biologico particolare, EGFR o ALK che si chiamano in termine tecnico, dove abbiamo dei farmaci biologici che agiscono, possono agire molto bene senza fare chemioterapia. E il tumore del polmone, che è una malattia assolutamente Anche difficile da certo. trattare, eccetera, eccetera, può dare degli ottimi risultati. Abbiamo dei casi, purtroppo però, e questo è il problema, Il è limite. che ci sono dei limiti che non è che per ora, salvo certe malattie ematologiche, leucemia mieloide cronica in primis, non abbiamo questi farmaci che portano a guarigione della malattia. E quindi ci dobbiamo aspettare sempre una ripresa della malattia, cioè in altre parole. O perché ci sono delle cellule che non sono sensibili a questo farmaco, e questa è la cosa principale, oppure perché ci diventa resistenti o comunque poi non funzionano più. E quindi bisogna andare un po' cauti, bisogna essere non trionfalisti, ma realisti e dire sono dei progressi, ma non sono progressi eccezionali. Assoluti, Quindi ci dobbiamo certo. aspettare dalla ricerca nuove cose, che peraltro la ricerca sta, perché c'è
uno stimolo notevole, perché i tumori sono dei problemi principali della salute del mondo. Quindi i farmaci biologici, tra l'altro poi in alcuni tumori non ci sono farmaci biologici ancora, non è che tutti ce li hanno, quindi perché non è facile trovare un bersaglio, comunque questo bersaglio poi sia non solo bersagliabile efficacemente, perché poi abbia un impatto che non sia solo qualche mese, perché se ha qualche mese soltanto è proprio questo quello che succede spesso in questa situazione, perché non è che abbiamo, certamente abbiamo per esempio certi tumori metastatici al fegato, che una volta erano considerati una partita persa, tumori del colon per esempio con delle metastasi epatiche, con i farmaci biologici tipo bevacizumab o Avastin con antiangiogenesi, oppure il cetuximab, erbitux con un altro farmaco biologico, possono essere in grado di avere degli ottimi risultati nel ridurre il tumore molto più velocemente nel fegato e permettere al chirurgo poi di intervenire di togliere delle lesioni che altrimenti non erano possibili da togliere. Ecco, quindi è la combinazione poi di questi farmaci, non solo con la chemioterapia, che è spesso il caso che vengono combinati, ma anche con la radioterapia e la chirurgia, che rimangono sempre armi molto importanti nell'ambito della terapia dei tumori. Ecco, dobbiamo sempre tenere presente, quando parliamo di tumori, non è un'unica malattia, ma sono centinaia di malattie che hanno diverse cause, diverse evoluzioni, diverso. Ci sono certe malattie tumorali che vanno avanti non decenni, ma 10 anni anche o 5 anni senza fare niente. Questo tra l'altro apre un inciso, che spesso queste persone vengono poi utilizzate da trattamenti non convenzionali come è successo. Ma per esempio uno può fare qualsiasi cosa, se la sua storia naturale è quella, va avanti comunque, facendo niente, facendo i fiori di Bach piuttosto che tutte le terapie che vuole. Certo. Evidentemente questi vanno avanti così perché biologicamente del tumore o la loro genetica. Per questo è difficile fare capire alle persone, ma io ho un tumore maligno. E quindi un tumore maligno, quindi come mai dopo 5 anni sono ancora vivo? Per forza deve essere un trattamento. Invece in certi tumori, che possono essere della prostata, certi linfomi, anche certi tumori della mammella, non necessariamente sono evolutivi, possono essere anche lenti e stare controllati senza bisogno di avere. E questa è la diversità che c'è all'interno di ogni tumore. No? E questo è importantissimo, perché ci deve poi suggerire la strategia migliore. Non è inutile qui sparare delle bombe atomiche quando basta solo fare paura al tumore, cioè, fare un verso e quello si blocca. Certo, non è sempre così, ma però succede. Io ho tanti pazienti che a volte controllano il tempo senza fare niente, e anche loro stessi sono meravigliati di questo fatto. Dico, ma come? Non è il caso di fare un trattamento prima, no? E ha un tumore che è lento di per sé, non è evolutivo, per cui possiamo aspettare, e a volte si aspettano anche 10 anni quindi fare un trattamento, quindi si risparmiano tossicità. In questo senso le chemioterapie sono comunque ancora fondamentali nella gestione dei tumori, perché si parla sempre appunto che i farmaci biologici sostituiranno. C'è da dire che molti che parlano della chemioterapia parlano per esperienze passate, quando non c'erano ancora quei presupposti, diciamo, di farmaci antivomito, di supporto, che oggi invece, certo che ancora oggi c'è gente che sta male, solitamente c'è anche un altro problema, che quelli che stanno male parlano, quelli che stanno bene non dicono niente, perché allora uno sente la voce solo di quello che sta male, per cui pensa che tutti stiano male. Poi quando ho dei giovani medici che vengono nell'istituto ad Aviano e fanno il giro con me, io gli dico, vediamo 30 pazienti ricoverati, no? Tutti più o meno fanno chemioterapia, non appena fatto lo dovranno fare. Allora tutti gli chiedo al paziente, così sente il medico giovane che arriva in visita oppure un nuovo specialista, sul fatto come hanno tollerato la terapia. Allora, diciamo che l'80-90% dice che... E sono meravigliati loro, i pazienti sono meravigliati, ma gli ho detto, ma lei... Gli dico, ma pensava di, ma se dicono tutti che la chemioterapia fa così male, lei non ha avuto però disturbi. E effettivamente dice,
mi sono un po' meravigliato, mi aspettavo questo grazie al fatto che oggi abbiamo delle medicine, certo, contro il vomito, facciamo una terapia, chiaro, di supporto, abbiamo il fattore di crescita, esatto, una serie di cose per cui abbiamo molto meno effetti collaterali. Esatto. Certo che molti tumori non si guariscono con la chemio, però altri tumori guariscono con la chemio, perché teniamo conto che i linfomi, le leucemie, il tumore della mammella dopo la chirurgia, anche il tumore del colon dopo la chirurgia, cioè c'è una parte di pazienti che guarisce grazie al fatto che si usa la chemioterapia, non è che è solo una questione di malati terminali, quindi sono anche quelli che guariscono. Però di questo, appunto, allora quando faccio vedere questi pazienti, i medici giovani sono anche loro meravigliati, perché tutti, anche i medici, pensano che è un retaggio incredibile da far superare, no? E anche l'informazione invece ai pazienti, perché molto spesso un paziente davanti alla parola chemioterapia è in panico, sì, subito. Perché certo che si fa fatica perché a convincere o a dare degli aiuti, perché non sai se quel paziente sarà quello che se rientra nell'80% che non avrà disturbi rispetto al 20% che invece li avrà, non è che lo puoi sapere, perché sono spesso delle parte i farmaci che si usano, ma... Però adesso per esempio facciamo delle scelte anche sui farmaci che fanno perdere i capelli rispetto a quelli che non fanno perdere. Quindi allora anche i pazienti che dicono guardi non voglio fare la chemioterapia su quelli che perdono i capelli, guardi che ci sono dei farmaci che li possiamo fare, se lei proprio non vuole, non fa i farmaci che sono alopecizzanti, cioè fanno perdere i capelli, quindi possiamo scegliere anche questa roba qua. E anche tante altre patologie correlate si possono in qualche maniera controllare, certo, penso alle mucositi, piuttosto che una cosa, è importante seguirlo senso. Certamente sappiamo che la combinazione della chemioterapia, della radioterapia, della chirurgia è fatta anche per i bambini, in giovani, chiaramente nella vita a venire può avere degli effetti collaterali non indifferenti. Certo. Abbiamo cercato nel tempo sempre di ridurre i trattamenti tossici, sia i campi di radioterapia e i dosaggi, sia l'estensione della chirurgia, sia i farmaci chemioterapici. Teniamo conto che i farmaci biologici non è che sono scevri di effetti collaterali. Esatto. Spesso ce ne hanno di quelli... Anche una cardiotossicità. A parte la cardiotossicità, ma anche problemi delle mucosite, problemi della pelle. Non è che anche quelli siano... Sono complessivamente meno tossici dei chemioterapici, però non è che sono... esenti da effetti collaterali. Per esempio, uno degli effetti collaterali, io ricordo all'inizio della mia carriera, che alle volte in certi ragazzi giovani che avevano dei linfomi, che guarivano e sono guariti con quella chemioterapia, non la volevano fare assolutamente perché vomitavano, avevano un vomito talmente incontrollabile, quando non c'erano questi farmaci contro il vomito che abbiamo oggi, che non volevano fare la chemioterapia. Pensate che facevamo delle infusioni di Valium, li anestetizzavo, facevamo anestesia, questi tornivano e facevamo la che almeno, perché sapevamo che questo era un trattamento che in quel caso era essenziale, infatti poi sono guariti, sono di quelli che vedo dopo 20 anni per il corso di Pordenone, gli dico allora come te lo ricordi il vomito, come i dolori del parto che poi si dimentica, ricordi, ricordo ancora. Veramente è stato, sono delle esperienze del tempo che passa, nello tempo dei progressi che ci sono. Però ecco, molti parlano perché hanno avuto ancora questa esperienza ricordo, e non sanno che oggi invece casomai le cose sono diverse.